Il Museo dell'Arte Mineraria di Iglesias compie 20 anni. Incontri e visite guidate hanno accompagnato l'anniversario. L'inviata è Miriam Mauti. Lampade, ceste, attrezzi e registri, elmetti e diplomi, schegge di vita, schegge della vita mineraria in Sardegna che si ritrovano nelle sale del Museo dell'Arte Mineraria di Iglesias, nell'edificio che dal 1911 ospita la scuola mineraria Sproni, che dal 1871 diploma tecnici e capi minatori. Un museo che compie 20 anni, gestito dai volontari dell'Associazione Periti Industriali Minerari e Minerari Geotecnici e che conserva la memoria di un'industria che di fatto non esiste più, ma che ha segnato l'isola. Raccoglie la storia in parte della scuola mineraria, ma anche delle miniere. Praticamente si possono vedere testimonianze fotografiche, modelli, e poi in più abbiamo la peculiarità, la galleria didattica che è in pieno centro cittadino, quindi l'orgoglio di una popolazione che comunque attraverso le miniere è riuscita comunque ad avere una sua dignità. Ed eccola la galleria didattica usata anche per i concerti, dove si sono formati generazioni di tecnici minerari e che negli anni della guerra fu il rifugio degli iglesienti e persino del vicino ospedale, connesso alle gallerie sotterranee. Un museo che si candida ad essere la porta di accesso per chi voglia riscoprire una pagina di storia non solo sarda. Abbiamo, come dire, l'ambizione di introdurre il visitatore alla storia mineraria di questa zona, in modo tale che poi chi andrà a visitare gli altri siti minerari avrà già un'idea e avrà, come dire, i mezzi, diciamo, per poter comprendere meglio ciò che gli viene mostrato. Il museo è aperto su appuntamento grazie al sito e ai social e dall'estate ogni weekend. Ti regalo.